Saranno questi due personaggi, l'agricoltore Alex e la ricercatrice Silvia, i protagonisti del cortometraggio animato di 8 minuti che racconterà ai visitatori dell'Expo 2015 i successi e le sfide dell'Unione Europea in materia di agricoltura e nutrizione. Il film sarà proiettato all'interno di un padiglione di 3 piani situato di fronte a Palazzo Italia e avrà soprattutto l'obiettivo di trasmettere l'importanza del connubio tra tradizione e innovazione, tra culture ed esperienze diverse, tra agricoltura, ambiente e scienza. Come sottolinea Diana Bracco, commissario per il Padiglione Italia. Entrano in quel tema che ho tirato fuori io della grande cultura europea che nei secoli è stata davvero al centro del mondo. Loro fanno anche la storia dell'alimentazione, ha detto bene Mr. Wilkinson, dalla scarsità all'abbondanza e adesso verso la sostenibilità. A me sembra molto convincente. La partecipazione all'Expo dell'Unione Europea, che impiega il 40% del suo bilancio in politica agricola, si estenderà anche in provincia di Varese, dove la Commissione ha il suo più importante centro di ricerca, come ricorda David Wilkinson, commissario per la partecipazione dell'Unione Europea all'Expo. Avremo anche al nostro sito di Ispra, 40 km dal sito di Expo, aperto ogni giorno la possibilità di vedere qualche delle ricerche che vanno avanti sul getto di cibo. Una sorta di fuori Expo che permetterà di vedere da vicino quanto l'Europa fa in tema di sicurezza e qualità alimentare.